Carissimi amici e amiche, benvenuti alla 19ª puntata del ciclo di catechesi da Non Senso alla Vita di Cielo. E cominciamo subito questa puntata che è in diretta continuazione con quella della scorsa volta. Sono evidentemente tutte quante concatenate. Questo è un ciclo di catechesi. Quando cerco di fare un ciclo di catechesi, il mio intento è sempre di tentare di compiere un discorso, come dire, organico, conseguenziale, logico, ecco, che ci abbia possibilmente un inizio, uno svolgimento e una fine. Siamo nelle ultime tappe della prima parte, ecco, di questo ciclo, ricordiamo sempre. La prima parte, come dire, è una parte conoscitiva, se così vogliamo. Noi dobbiamo renderci conto fondamentalmente di chi siamo e di quale è la nostra situazione attuale, quali sono le aree problematiche della nostra vita, della nostra anima. Ora stiamo facendo, abbiamo iniziato la volta scorsa uno sguardo di fede sulla realtà dell'uomo e del creato. Chiedo scusa sia a chi segue la diretta che la differita, per chi ha allergie molto sviluppate come le mie, questo non è un buon periodo, per cui saremo probabilmente un pochino disturbati. Mi mortifica molto questo fatto qui, ma purtroppo non dipende da me. Lo offriamo al Signore. Appunto, siamo entrati nella sezione che oggi approfondiremo, dedicata alla struttura, diciamo così, antropologica, ontologica, chiamiamola come vogliamo, dell'uomo, secondo evidentemente la descrizione della teologia classica, con il moderato apporto, anche nell'ambito delle mie limitate conoscenze a riguardo, di ciò che le discipline moderne più scientifiche ci dicono. Ed anche di ciò che l'osservazione, diciamo così, empirica, per usare una parola un po' grossa, fenomenologica, ci consente di acquisire dopo averlo osservato. Oggi dobbiamo fare uno step seguente. La volta scorsa ci siamo fermati ricordando che secondo la teologia biblica la creazione di Dio è una realtà non solo perfetta, ma perfettissima. Una perfezione che ha bisogno di essere custodita, che potrebbe essere in qualche modo violata. Ma noi sappiamo bene, no? Le cose che escono da un artefice ne portano l'impronta. Se noi esseri umani, quando ci mettiamo a fare una cosa avendo acquisite le dovute competenze, facciamo una cosa, diciamo, perfetta. No? Facciamo un esempio sciocco: un'automobile. Cioè, chi se la comprerebbe un'automobile se dice, vabbè, l'automobile tutto sommato va bene, però non c'ha i freni, tutto il resto ce l'ha, eh? C'ha il motore, c'ha le ruote, c'ha i sedili, c'ha l'acceleratore, c'ha la frizione, c'ha l'autore, però non c'ha i freni. Cioè, una macchina deve essere una macchina, perché se è una macchina deve essere un qualche cosa di perfetto, ma quella macchina è prodotta dagli uomini. C'è gente che ha studiato, c'è gente che conosce l'ingegneria meccanica, tutte quante le cose, ci sono gli architetti che li disegnano, tutti quanti i tecnici e gli operai che l'assemblano, ma comunque è un prodotto dell'uomo. E com'è una macchina? L'uomo evoluto, è l'uomo del XX secolo, l'uomo che si crede il padre eterno in terra. Una macchina è una cosa, diciamo, perfetta significa che deve uscire dalla fabbrica avendo quello che si dichiara che debba avere senza difetti, come dire, che ne minino la sua, come dire, componente essenziale. Giusto? Un'opera di Dio, detto questo, no? Questo io amo sempre far
cercare di far riflettere le persone, cioè è una catechesi, ma anche un'opera di evangelizzazione. Anche il catechismo, che è diverso dalla catechesi, non può essere un'opera, come dire, di indottrinamento, cioè tu dici certe cose e vengono prese a scatola chiusa, come dire, in maniera così acritica per l'autorità o per l'autorevolezza, l'abbiamo già fatto questo discorso, di chi le afferma. Non è una cosa un granché, cioè quello che io ritengo essere mio dovere, un servizio da fare, se qualcuno lo vuole accogliere, offrendolo, non imponendolo evidentemente a nessuno, è di suscitare riflessioni, provocare domande in modo tale che il dato rivelato, c'è comunque il dato rivelato, io ne parlo, però non appaia come una cosa, cioè beh, ci credo, punto e basta. Perché molti dati rivelati oggi sono contraddetti con la scusa della scienza o della pseudoscienza, l'abbiamo già visto. Allora noi, come si reagisce contro questa cosa? D'accordo? Chi perde la fede? Chi si rifugia nel fideismo? Dice: io mi attappo le orecchie, non la voglio neanche sentire quello che dice la scienza, mi tengo la mia fede e è finito il discorso. Per carità. Se uno per tenere la fede non sa fare nient'altro che questo, meglio fare questo piuttosto che perderla, d'accordo? Sicuramente. Però se una persona motiva, matura, viene confermata nella fede e nella sua ragionevolezza, la fede non è una cosa razionale o incontrovertibile, ma ragionevole sì. Io dico, se un'opera di un uomo è perfetta, ma un'opera di Dio, ma potrebbe essere un'opera di Dio imperfetta? Cioè, ce lo immaginiamo quello che noi chiamiamo Dio che va a fare un'opera imperfetta o perfettibile? Punto interrogativo. Allora, la Sacra Scrittura afferma la perfezione dell'ordine creativo, che tocca tra l'altro nell'uomo il vertice della perfezione. Da lì c'è una discesa causata dalla possibilità di pervertire quest'ordine originario, motivato dal fatto che l'uomo, l'abbiamo visto la volta scorsa, essendo immagine e somiglianza di Dio, Dio è l'essere libero per antonomasia, ma la differenza che c'è tra Dio e noi è che Dio, l'uso della libertà, lo formula in modo perfettissimo. Dio non si può sbagliare, d'accordo? Noi, in quanto enti creati, la nostra libertà in stato di natura non può essere perfettissima. Ed uno dei motivi, diciamo così, per i quali sia le creature angeliche sia gli uomini, lo vedremo questa sera, furono soggetti alla prova primordiale, era proprio questo. Cioè, immagine e somiglianza di Dio, sì, sono una cosa bella. Sì, ma sono una cosa autonoma, autosufficiente, autoreferenziale, compiuta in me stesso? Posso mantenere questa bellezza staccandomi dalla radice? No. E questa non può essere un'imposizione, questa deve essere una scelta volontaria. Se la fai, benissimo, se non la fai, so guai. Questo vale non soltanto per i nostri progenitori, questo vale anche per la tua vita, vale anche per la mia vita. D'accordo? Ora, abbiamo visto com'era l'uomo. Ora, com'era l'uomo così come è uscito da Dio? Tutte le cose che abbiamo visto la volta scorsa. Quindi la sua umanità era perfettissima. Aveva però anche delle dotazioni che configurano quella che in teologia si chiama la giustizia originale, o se si preferisce, lo stato di natura integra, cioè una serie di grazie e di doni il Signore le aveva date all'essere umano, non perché queste, diciamo così, fanno parte della natura dell'essere umano, ma come regali.
un sovrappiù, un qualche cosa che veramente faceva dell'uomo un piccolo dio in terra, non dio nel senso forte del termine, d'accordo? Perché è una creatura, ma dio per partecipazione, rivestito di qualità divine. Allora, seguo quello che scrive San Tommaso d'Aquino nella Somma Teologia riguardo nella prima secunde, per chi conosce anche come si cita, fondamentalmente la questione 83, è quella dove parla del peccato originale. E afferma subito che nello stato di innocenza, in prima battuta, o nello stato di natura integra, come preferiamo, è la stessa cosa, c'erano due grazie fondamentali, proprio inerenti alla natura dell'uomo: la sottomissione della parte inferiore dell'anima alla parte superiore. Qui, se abbiamo ascoltato la puntata precedente, chi non l'ha ascoltata farà difficoltà a capire queste cose. Significa che tutto ciò che si muove al di sotto, quindi i sensi, le emozioni, le passioni, sono soggette alla parte superiore, cioè non si muovono in maniera contraria alla ragione, né trascinano la volontà verso cose avulse dal bene. D'accordo? Secondo, il corpo era soggetto all'anima in tutto e per tutto. La soggezione del corpo all'anima è una cosa molto molto importante, perché adesso spesso e volentieri è il corpo che soggioga l'anima con i suoi istinti, con i suoi piaceri, con le sue voglie, fino a portare l'anima anche dove non dovrebbe essere portata, cioè lontana dalla legge di Dio. D'accordo? Ora, dentro questo quadro si possono focalizzare ulteriormente una serie di doni avuti da Dio, che sono di tre specie. I doni naturali, cioè una natura creata in maniera perfetta. Il corpo dei nostri progenitori era un corpo più bello del nostro, senza nessun dubbio, messo meglio. Alcune cose che noi ci portiamo dietro, cioè noi possiamo immaginare, per esempio, che il corpo dei nostri progenitori fosse non perfetto, non bello, cioè avesse qualche difetto di quelli che sono, insomma, i difetti, no? Piccole deformità che ci portiamo, chi c'ha una cosa, chi c'ha un'altra, insomma, no? Chi c'ha il naso storto, chi c'ha la orecchia sventola, insomma, adesso perdonatemi, un po' parlare un pochino feriale, no? No, non c'erano queste cose. Poi c'erano i doni preternaturali, si chiamano così, cioè che non fanno parte della natura umana, ma che avrebbero dovuto integrarla, cioè, primo, l'immunità dalla concupiscenza, che si chiama anche il dono di integrità, ossia la soggezione della parte inferiore dell'anima alla ragione. E l'assenza della concupiscenza, l'abbiamo visto la volta scorsa, cioè di quella tensione disordinata che porta e trascina l'uomo verso i beni sensibili in maniera disordinata. Poi, l'immortalità del corpo, il non poter morire, il libro della sapienza, questo non è teologia, questa è rivelazione. La morte è entrata nel mondo per invidia del diavolo e ne fanno esperienza coloro che gli appartengono. Sapienza, capitolo secondo, posso anche al volo prendere la citazione precisa, solo un istante, vi dico anche il versetto, dovrebbe essere il 19 se non ricordo male. No, ma è il 2:24. La morte è entrata nel mondo per invidia del diavolo, ne fa l'esperienza coloro che ne appartengono. La terza cosa era l'immunità dalle malattie. Dobbiamo ricordarle bene queste cose qui, eh?
Prendiamo carta e penna perché quando arriveremo a questo ciclo di catechesi chiamato Al non senso, alla vita di cielo, adesso ci sono dei passaggi, non li voglio ricordare. La vita di cielo sulla terra richiederà una rivisitazione di queste cose. L'immunità dalle malattie. Gesù o la Madonna, se prendevano la pandemia, si prendevano la polmonite, si prendevano qualche malanno come gli altri esseri umani, che pensiamo? Lo stato di natura integra prevede l'immunità dalle malattie. Infine, quindi immortalità del corpo e immunità dalle malattie. Il terzo dono preternaturale era la scienza infusa, proporzionata al loro stato effettivo. Sapete che significa la scienza infusa, no? La scienza infusa vuol dire quello che dice il termine stesso. Scienza è sinonimo di conoscenza. Nell'uomo, ordinariamente, la scienza e la conoscenza sono acquisite. Che cos'è la scienza? La scienza è, cioè, mi metto a studiare una disciplina. Tu vuoi laurearti in giurisprudenza? Bene, ti iscrivi, ti devi sciroppare. Ai tempi miei erano 21 esami con dei libroni grossi così e te li devi mettere in testa. Li sputa sangue, d'accordo? Ci vuole il tempo, ci vuole. Ecco, la scienza infusa significa che tutto quello che sta scritto in tutti quanti quei libroni ti viene infuso dentro la testa senza bisogno che studi. Lo sai, punto e basta. D'accordo? È dottrina comune, non mi ricordo se in questo ciclo di catechesi, forse nell'altro ho spiegato che significa, o forse in quella della Madonna degli scritti di Maria Valtorta, adesso non mi ricordo. Dottrina comune significa che è generalmente pensata da teologi e dottori, quindi andarci contro sarebbe un atto temerario. Che in paradiso si parlano tutte le lingue, si capiscono tutte quante le lingue, non c'è bisogno di averle studiate. D'accordo? Abbiamo, come dire, le spie di queste cose. Non so chi di voi conosce l'ambiente, diciamo così, chiamiamolo un po' nero. E sa che, per esempio, ogni tanto i diavoli, per fare i gradassi, durante gli esorcismi si mettono a parlare in altre lingue, no? Non soltanto il latino che provocano un po' la lingua ufficiale della Chiesa, ma si mettono a parlare in tedesco, in inglese, in turco, in aramaico, insomma, no? Fanno sfoggio, fanno. Che adesso nei confronti di noi poveri mortali, ecco, ma non è che il diavolo ha studiato per imparare tutte quante le lingue, no? Le sa, perché viene da una condizione, è decaduto, ma quello che c'aveva prima di decadere, il diavolo non l'ha perso. E poi ci sono due tipi di doni soprannaturali, cioè la grazia santificante, questa ce l'abbiamo pure noi, e insieme alla grazia santificante i doni e le virtù. Questo è quello che ha conosciuto da sempre la dottrina classica. Siccome questo ciclo di catechesi si chiama Dal non senso alla vita di cielo, bisogna aprire una piccola parentesi, aggiungendo una cosa, queste cose qui che sono note alla tradizione, no? Il libro della Genesi dice che Adamo aveva un rapporto con Dio come un amico, passeggiava con lui, c'era un'intimità profondissima. C'era una sintonia, c'era una grandissima unione. A queste cose, diciamo così, che devono essere prese per buone, perché almeno da chi è cattolico, perché provengono dalla dottrina, ripeto, classica, chi ci crede può aggiungere una rivelazione ulteriore, che non è altro che una esplicitazione di questa condizione veramente di
perfettissima amicizia con Dio che aveva l'uomo prima del peccato. Questa è esplicitata nel fatto che aveva un dono, quale quello della divina volontà. Avere il dono della divina volontà significa la divina volontà in Dio è qualcosa di immenso, di immensamente grande. Per noi la volontà è una facoltà, ma adesso non vorrei farlo troppo complicato, insomma, perché qui per spiegare bene bisognerebbe aprire 300.000 parentesi per far capire bene, no? In Dio la volontà non è una facoltà, ma è un atto. E tra l'altro, essendo Dio assolutamente semplice, si chiama tecnicamente un atto unico, cioè è un atto unico con cui Dio, questo per farci capire un pochettino, mette appunto in atto, quindi produce, fa fuoriuscire ciò che è proprio della sua essenza. Qual è l'essenza di Dio? È l'amore. Manco quando vedremo, vi auguro di vederla a tutti, la Santissima Trinità, noi avremo un'idea, una percezione adeguata di quanto si amano questi tre, d'accordo? Per cui partecipare della divina volontà significa un qualche cosa di assolutamente, come dire, immenso, straordinario. Significa davvero cominciare a vivere il paradiso sulla terra, perché tale e tanto il tasso, come dire, di amore che si vive nei confronti di Dio e del prossimo, che è una reale anticipazione del cielo. Questa cosa ce l'avevano i nostri progenitori, l'hanno persa col peccato originale, ma ce l'hanno riavuta Gesù e la Madonna. Queste cose sono state rivelate ad una mistica italiana, attualmente serva di Dio, di questa è iniziato il processo di beatificazione, che si chiama Luisa Viccarreta, che è vissuta dal 1865 al 1947, e a cui Gesù ha detto in due parole che è sua intenzione, dopo 2000 anni dal compimento dell'opera della redenzione, preparare le persone a tornare a ricevere questo dono. Cioè, l'opera che lui ha fatto nella redenzione, noi ancora non ci siamo arrivati, adesso ne parleremo poi di queste cose, che cosa succede con la redenzione? Adesso facciamo un passo avanti. Hai visto tutti quanti questi doni che l'uomo aveva? Li ha persi tutti col peccato originale, tutti quanti. Allora, i doni naturali, cioè l'anima e il corpo, sono peggiorati rispetto a prima. Il nostro corpo non è più come prima, non è più come prima, sotto tanti punti di vista. La nostra anima non è più come prima. Siamo sempre uomini, ma c'è stato un calo, ok? Tutti i doni preternaturali sono tutti perduti, tutti quanti noi moriamo, tutti noi siamo soggetti alle malattie, siamo soggetti alle sofferenze. Il dono dell'integrità è perduto, noi siamo trascinati dalle nostre passioni, siamo soggetti ai nostri istinti. La stragrande maggioranza dei peccati che si commettono nel mondo, per esempio i peccati impuri, parliamone, la Madonna Fatima disse che il peccato che dà più clienti all'inferno è il peccato impuro. Ma il peccato impuro è il classico peccato, certamente che è volontario, uno non può commettere un peccato impuro se non ci mette la volontà, ma le passioni della libidine si accendono e si impazziscono. Cioè, dominare questa cosa non è una cosa semplice. Cioè, è che uno può anche, come dire, attivare questa cosa volontariamente, ma a volte ci si trova coinvolto, l'abbiamo visto anche la volta scorsa, parlando degli esempi di San Francesco e di San Benedetto, senza che abbia fatto niente. Perché la nostra parte inferiore è impazzita. Cioè, quando una persona si arrabbia, per esempio, la violenza della passione dell'ira è impazzita, per questo che dobbiamo evitare di arrabbiarci, perché quando siamo arrabbiati neri e perdiamo il controllo, si possono fare, e molti uomini fanno,
dei gesti inconsulti, dei gesti che non si farebbero in condizioni normali. Si possono dire cose allucinanti, si possono compiere azioni gravi, a volte anche fatali, si può anche uccidere in preda all'ira. Ok? Quindi questi sono perduti, tutti quanti noi moriamo, tutti quanti noi soffriamo. Anche la grazia è stata perduta con il dono delle virtù. Ecco, la cosa che la redenzione ha fatto è stata questa. Primo, riconciliare l'umanità con Dio, perché questo sfregio, quindi questo disprezzo causato dalla colpa d'origine di queste grazie, è stata una cosa allucinante. Tutto quanto la valanga di male che ha generato doveva essere espiato e riparato. E questo l'ha fatto Gesù. Cosa viene restituita all'uomo? Solo la grazia santificante, con il dono delle virtù. Cioè, tu rimani indebolito, adesso vedremo le conseguenze del peccato originale, vediamo tutte questa sera, e rimani vivo di atti, tutti gli atti, dovrai passare per la morte, dovrai soffrire, eccetera, eccetera. Ma, avendo la grazia, potrai vivere una vita combattendo e vincendo il peccato e quindi raggiungendo la salvezza. Una volta raggiunta la salvezza e il paradiso, è chiaro che tutte quante queste cose non ci saranno più. Non ci sarà più né lutto, né lacrime, ma qui no. Qui la vita è diventata una valle di lacrime. Lo diciamo nella Santa Regina. Quindi qui non si può passare sulla terra senza prove, tribolazioni, sofferenze. È impossibile. Puoi averci tutti quanti i soldi che vuoi, d'accordo? Puoi fare tutto quello che vuoi, non è possibile. D'accordo? Ecco. Ora, questa era la situazione. L'uomo creato perfettissimo, sottoposto alla prova della libertà. Ora, c'è stato quello che la Chiesa insegna, anche qui. Ci crediamo o non ci crediamo? Allora, la ragionevolezza di questa cosa l'abbiamo già vista. Allora, a prescindere da ogni ipotesi sul peccato possibile, sul peccato originale, d'accordo? Se uno legge il racconto della Genesi, e San Tommaso lo spiega molto molto bene, si capisce fondamentalmente, anzitutto una cosa. C'era una prova, cioè l'uomo doveva volontariamente scegliere se rimanere con Dio nella sua amicizia, nella sua obbedienza, quindi godersi tutte quante queste cose, ma riconoscere che hanno in Dio l'origine e soltanto da Lui possono essere custodite e mantenute, oppure no. Se questo non ci fosse, attenzione, noi non saremmo figli di Dio, noi saremmo schiavi, saremmo programmati. Attenzione, ma se noi fossimo programmati, perché qui è un cane che si morde la coda, se io fossi programmato, non sarei libero. Se io non sono libero vuol dire che io non sono immagine e somiglianza di Dio, ma se io non sono immagine e somiglianza di Dio vuol dire che non potrò mai godere della sua visione beatifica. Spero di riuscire a spiegarmi. Cioè, se, allora, discorso è questo qui, se Dio crea un essere libero come te e come me, noi non ci rendiamo conto, cioè quando tra 100 anni staremo in paradiso, io ci metto pure io, ma pregate per favore, per me, che sono mica tanto sicuro che si riesce a perseverare fino alla fine. Ricordando queste cose, qualcuno si ricorderà, ma ho sentito la catechesi di Don Leonardo, ha detto questa cosa qui, mamma mia come c'aveva ragione. Cioè, noi quando vedremo che cos'è la visione beatifica, cioè, occhio non vide, né orecchio udì, né mai entrò in cuore di uomo. C'è un libretto, io l'ho letto, anche questo qui fa parte delle rivelazioni private, che è il libro di Tenera Amata, si chiama così, si trova su Amazon, si può comprare anche in forma digitale, che è Ai confini dello spazio e del tempo. Un libro stupendo, scritto da uno scienziato messicano, lo dico in due parole, che ebbe da Dio la grazia straordinaria di ricevere la visita di un'anima beata, d'accordo? Che era entrata in paradiso e che lui aveva visto soltanto una volta nella vita. Questo aveva fatto per tante volte la preghiera a Dio durante la sua vita terrena, lo dice nel libro, fammici raccapezzare qualcosa, dammi un'idea di quello che succede nell'altro mondo. Era un credente e ha ricevuto sta grazia. Perché a volte, insomma, quando si chiedono grazie, a volte certe grazie anche un pochino straordinarie, il nostro Signore le fa, oh, lui fa quello che vuole.
praticamente che succede? Che questa anima descrive a questa persona, ovviamente non può descrivere la visione beatifica, glielo dice, cioè, la visione beatifica non ne parliamo, perché tu non saresti assolutamente in grado di capirci niente in questo mondo. Quello di cui ti posso parlare, ma guardate che soltanto a vedere quello c'è stata come dire, da desiderare la morte stasera stessa. E non parlo per esagerazione. Gli dice, quello che in paradiso è la gloria accidentale, cioè non quella che deriva dalla visione beatifica di Dio, ma tutti i beni, i diletti, i piaceri di ogni genere che si godono in cielo. E tra l'altro, siccome questo è un astrofisico, e anche se la persona che era deceduta durante la vita terrena era di scarsa cultura, ma in paradiso la scarsa cultura non esiste, che succede? Che questa qui racconta benissimo, in maniera molto molto esaustiva, anche a livello scientifico alcune cose che accadono lì. Quindi parla di atomi. Parla di velocità della luce, parla di elettricità, parla di chimica, insomma, no? Quindi è qualcosa di impressionante. Allora, se noi non fossimo immagine e somiglianza di Dio, cioè, sapete, c'è molta gente che pensa, ma gli animali ci stanno in paradiso. Allora, se uno legge, gli animali ci stanno sì in paradiso. È impossibile che non ci stiano. Tutto quello che Dio ha creato, tutto quello che Dio ha creato, non può perire. Cioè, in ogni animale c'è una sfumatura, una caratteristica dell'infinita potenza, immensità, bellezza e grandezza e amore che Dio ha. Ma gli animali non godono della visione beatifica. Questa donna che si fa chiamare tenera amata perché afferma, in base a un passo dell'Apocalisse, che in paradiso noi conosceremo il nostro vero nome, che non è quello che ci hanno dato papà e mamma, neanche il bellissimo nome di battesimo che abbiamo. Il nome è ciò che tu sei nella mente di Dio. Il rapporto particolare che tu dovresti avere e per sempre avrai con lui, tu solo con lui e lui solo con te. Tenera Amata dice che se uno conoscesse il proprio nome nuovo in questo mondo, morirebbe di gioia all'istante, non la potrebbe reggere, solo a conoscere. Qual è il tuo nome nuovo? Dice, quello che gli assomiglia, come dire, volendo usare un'immagine sensibile di più a quello che è il mio nome nuovo, è Tenera Amata. E dice delle cose, guardate, veramente bellissime, ma... E parla anche degli animali. Cioè, attenzione, gli animali stanno in paradiso, ma non per godere di Dio. Attenzione, gli uomini, gli esseri umani, che sono, tra virgolette, senza manco troppo virgolette, i sacerdoti del creato, tutti sotto questo punto di vista, hanno il compito, attraverso il contatto, attraverso altre cose, di far godere nel loro piccolo a un animale. Qualcosa, gli trasmettono in un modo misterioso ma vero qualcosa della beatitudine che vivono. Avete visto, quando noi a un cane o a un gatto gli facciamo una carezza in questo mondo, i gatti fanno le fusa, no? Che significa? Loro stanno godendo, stanno. Quindi il godimento che gli deriva a un gatto o a un cane da una carezza è un godimento probabilmente profondo per lui. Ecco. Quando staremo in paradiso, se io faccio una carezza al mio gatto, godrà molto di più, perché sarà la carezza di un beato, d'accordo? Quindi non è la carezza di un viatore, ma è sempre un godimento, come dire, di riflesso e non derivante dalla visione essenziale della gloria di Dio, perché un gatto non la può avere, perché un gatto non c'ha l'anima e non avendoci l'anima non c'ha la libertà. E la libertà non può essere vera se non è provata. Tanta gente fa quel discorso sciocco, dice, ah, ma se Dio sapeva che l'uomo avesse peccato e che l'ha creato a fa? Io non sono mica tanto d'accordo con questa cosa qui. Perché è vero, anche se Adamo ha peccato e siamo tutti un po' peggio, ma quanta gente è andata in paradiso dopo? Cioè, dice, se Dio non avesse creato l'uomo, guardate che non staremmo a fare questo discorso. Prova a pensare se non avessi
mai avuto l'essere. Dice, ma c'è il rischio della dannazione? Certo che c'è il rischio della dannazione. L'inferno non è vuoto, lo vedremo questo qui. Non è vuoto. Non credete che alle stupidaggini di chi dice che l'inferno è vuoto. L'inferno non è vuoto manco per niente. Perché la libertà non è affatto detto che non la esercitiamo per il bene. Ma scusate, no? Dio ha fatto tutto quanto bene, ha creato soltanto tutto quanto per il bene perché tutti quanti ne godessero. Ma scusate, ti pare che se c'è qualcuno che è scemo e non lo vuole bene, io non devo manco averci l'essere? Amici miei, in diretta o in differita, cioè, capiamo che cos'è l'eternità. Cioè, in Dio c'è l'eternità increata, ma quando noi saremo morti, quando passerà questo mondo, perché poi morti, insomma, ecco, cioè, non finisce mai. Cioè, capiamo cosa significa un'eternità di ininterrotti godimenti, sempre nuovi, sempre diversi. Cioè, no, che non lo capiamo, possiamo semplicemente lontanamente immaginarlo, d'accordo? È una cosa immensa. Capite? La malattia di San Michele Arcangelo dice: Lucifero si è impazzito, e San Michele dice: io no. Cioè, capito? Se è impazzito Lucifero. A me mi dispiace per lui, ma cioè, capito? Capiamo anche dentro questo orizzonte, guardate, su questo punto, specialmente in questi tempi. Non so, spero che abbiate tutti quanti un discernimento grande, no? Voi capite quante bombardate in questi tempi sciagurati che stiamo vivendo, che sta prendendo la nostra libertà, la libertà. Non c'è bisogno di scendere troppo. Come mai il Signore sta permettendo questa cosa? Non sarà anche un modo per sensibilizzarci? La butto lì, su questa cosa bella, importante che il Signore ci ha dato e che noi dobbiamo imparare a usarla. Bene, le nostre scelte devono essere scelte personali, non dobbiamo andare come pecorelle dietro al gregge. Attenzione, Gesù c'ha il gregge, sono le sue pecorelle, ma non sono pecorelle come sinonimo di pecoroni. Cioè, spero che si capisca la sottigliezza. Cioè, le pecorelle di Gesù sono pecorelle perché sono miti, sono umili, sono mansueti, non odiano, non fanno guerre mondiali, ma non sono deficienti, scusate, cioè persone che si accodano alla massa come babbioni. Oggi c'è, insomma, sono 40, 40, 50 anni, no? Ma lo fanno tutti. E se lo fanno tutti, a me che me ne importa? Io lo faccio solo se, dopo aver ponderato, ascoltato, essermi confrontato, averci pregato, ritengo quella cosa buona. Eva sarebbe stato meglio che non ci parlasse per niente col serpente, perché col diavolo meno si parla e meglio è. Ma se proprio te scappa che ci hai parlato, ma vuoi un attimo riflettere prima di fare una cosa? E non abboccare come un pollo. Io, guardate, ho quasi 50 anni, ho appena fatto 17 di sacerdozio. Ritengo che un'emergenza proprio pastorale sia proprio questo. I battezzati non sanno usare la libertà, non sanno più prendere decisioni con una coscienza ben formata, non sanno ponderare. O vanno appresso al gregge,
come tanti pecoroni, non come pecorelle di Gesù, oppure fanno le scelte, come dire, non ponderate, a capocchia, così a devancia si dice, a istinto, o in maniera completamente irresponsabile. Cioè, facendo così, si corre dritti dritti verso il burrone, con il serio pericolo della dannazione. Perché per andare in paradiso bisogna fissare bene l'obiettivo e cercare di centrarlo. Se si vive a casaccio, in paradiso non si va, eh? D'accordo? C'è il Cardinal Siri che per andare in paradiso bisogna crederci e agire di conseguenza. Per andare all'inferno basta non credere a niente. Si va in automatico. Allora, torno. Che cos'è stato questo peccato originale? A prescindere dalle sue qualificazioni, quello che ci dice il testo della Genesi ci parla certamente di un peccato complesso. Che cosa dice il serpente alla donna? 1. Diventare come Dio, questa è stata la grande leva. Diventerete come Dio conoscendo il bene e il male. Cioè, attenzione. Guardate il punto, eh? Sganciati, diventa tu, gorgia, l'abbiamo già visto questo qui, la misura di tutte le cose, di quelle che sono e di quelle che sono in quanto non sono. Staccati dalla dipendenza. Diventare come Dio. Ok? Poi. Il pretesto del frutto, il frutto proibito. Attenzione, il frutto proibito non è una mela. Qui il frutto proibito, quello che apre il corpo all'ipotesi di cui abbiamo parlato nelle puntate precedenti, non in questa serie di catechesi, però nella Sala Dottrina Cattolica. Il frutto proibito, il frutto è qualcosa che ha a che fare con i sensi, perché il frutto si vede, il frutto si gusta. Quindi vuol dire che l'atto in cui è consistito il peccato originale, allora, è partito da una tentazione di superbia, diventare come Dio, da un dubbio sull'amore di Dio. Dice, è vero che Dio vi ha detto non mangiate niente? No, certo, possiamo fare tutto tranne che una cosa. Bene, bella roba. Vi ha privato della cosa più bella. Credere a questa cosa è una cosa gravissima, perché vuol dire di fatto credere che Dio non ti ha amato, che non ti vuole bene, che non ti vuole felice, ma che è il concorrente della tua felicità. Non è per te un amico, un alleato e un aiuto. Attenzione, loro lo vedevano tutti i giorni, ma è un rivale. Noi non abbiamo idea di come stavano questi nostri progenitori, non sappiamo che caspita sarà successo bene, cioè, come dire, nella nostra ignoranza, dico nella mia ignoranza, dico, ma come si fa ad andare dietro ad una sciocchezza del genere? Però così è stato. E poi attenzione, c'è stata la trasgressione, perché loro sapevano bene cosa non dovevano fare. Il libro della Genesi lo vela attraverso un simbolo, d'accordo? Sta pora mela. Capite? Sapete che Apple ha la mela mozzicata, più di qualcuno dice, come dire, come provocazione, no? Quindi come richiamo al peccato originale. Non, cioè, non sono relata all'Efero, insomma, è abbastanza evidente, insomma, proprio perché questo simbolo, no? La mela mozzicata. Ma non era una mela, sicuramente non era una mela. Cioè, potrà essere stato qualunque cosa, io veramente, cioè, tutto è possibile, per carità, diciamo, sicuramente salvo il tutto è possibile a Dio. Mi sembrerebbe proprio, cioè, guardate, figlioli, io cioè, sempre nell'ottica di prima, no? Cioè, vogliamo concedere che Dio mi perdoni, sia un pochino intelligente, no? Cioè, che senso c'ha dire mangia di tutte quante le cose meno una mela? Sì, come dire, il senso che avrebbe è vediamo se mi obbedisci. Così io provo se tu sei obbediente oppure no, ma solo questo poi avrebbe, no?
Quindi dietro questo frutto proibito, e qui i padri della Chiesa, queste cose non si sanno, ma io le sto studiando, le sto ancora definendo, approfondendo, ancora non sono in grado di fare, ho fatto qualche intervento sulla base anche di qualche rivelazione privata, ma c'è, oltre che alle rivelazioni private, c'è qualcosa di profondamente radicato da un punto di vista teologico su cui fondarle. Quindi sto cercando, nei limiti del mio tempo, di chiudere questo quadro, no? Perché una presentazione possibile del peccato originale può aiutare una maggiore comprensione anche della sensatezza di tante cose e anche di alcune problematiche poi generatesi nel cuore dell'uomo, quali quelle che stiamo vedendo in questa serie di catechesi, no? Quindi non è stata una mela. In ogni caso era qualche cosa che aveva a che fare con il piacere sensibile. Fanno questa cosa, quindi, e perdono tutto. E che cosa succede? Attenzione, qui San Tommaso è veramente uno spettacolo. Le quattro piaghe inflitte dal peccato originale, che integrano la corruzione dei beni di natura, attenzione, sono le piaghe inflitte dal peccato originale ed alimentate da ogni peccato che facciamo. Ripensiamo al percorso che abbiamo fatto fino adesso. Cioè, capite come la rivelazione dice: ma io sto tanto male, padre, io mi sento depresso, io mi sento triste. Nella vita non ho concluso niente, non ci capisco più niente della mia realtà. Vogliamo vedere come si fa subito giorno adesso? Vogliamo vedere come mai? Quali sono le quattro piaghe inflitte dal peccato originale? Sapete qual è la prima? L'ignoranza. La ragione non capisce più niente. Perde la sua inclinazione naturale alla verità e rimane nell'oscurità. Non capisci, non vedi. Non sai distinguere bene il vero dal falso, né il bene dal male, brancoli nel buio. Cosa dice Gesù nel Vangelo? Un cieco che guida un altro cieco, casca nella buca. Qualcuno è andato a messa la notte di Pasqua a vedere la bellezza del rito del lucernario quando si entra nella chiesa al buio. Quella è la condizione dell'uomo decaduto, dell'uomo senza la grazia, dell'uomo peccatore. Tu stai al buio. Prova a camminare al buio dentro un posto che non conosci. Magari dentro la camera tua c'è la memoria dove stanno i pericoli, metti le mani avanti. Vai, vai, vediamo che succede. Ti sfracellerai, cascherai per terra, stai male. Noi così ci nasciamo, ma ogni peccato che fai ti rende un po' più ignorante. La seconda, la fragilità. Cioè, siamo fragili. Perché? Perché la parte dell'anima sensitiva che tende al bene arduo, dove ci sono le passioni della parte irascibile, quindi che ti fa forte, si è impazzita. Tu non sei più forte, tu sei fragile. E da qui derivano tutte le nostre incostanze, tutte le nostre mancanze di perseveranze, tutte quante le nostre, come dire, vulnerabilità. Uno ti fa un insulto e tu ti senti morì. Uno ti fa una critica e tu, che magari non sei tanto convinto di quello che stai facendo, già entri in crisi. E la dipendenza dal giudizio degli altri, abbiamo già visto alcune cose. Da cosa dipende? Tu sei fragile. Sei fragile. Se tu prendi un bicchierino di vetro cinese e gli si dà una schicchera col dito, lo rompi. Se tu prendi un bicchiere d'acciaio, ma manco se lo sbatti al muro lo rompi. Noi non siamo di acciaio, noi siamo i bicchierini cinesi adesso. E più peccati fai, più fragile diventi. La terza cosa, quella più palese, la concupiscenza, cioè la parte dell'anima inferiore preposta alle passioni che dipendono dall'amore, concupiscenza, è impazzita. E quindi, anziché tendere ai beni belli, ai beni grandi, per esempio ai beni spirituali, la gente non ha la più pallida idea, per esempio, della felicità.
portano nell'anima i beni spirituali. Io non so quante persone che ascolteranno questa catechesi sanno pregare. Una persona che sta, come dire, che ha iniziato a pregare, non a dire qualche preghiera, ma a pregare, questo lo scrive Santa Teresa, arriva quantomeno, la cosa proprio più elementare, a gustare le consolazioni sensibili che il Signore offre nella preghiera. Chi le ha vissute queste cose, mentre io parlo, capisce quello che sto dicendo. Se uno non capisce niente, è perché non le ha mai vissute. Ma lo sai perché non le hai mai vissute? Perché non ti sei mai messo in condizione di viverle. Santa Teresa nel Castello Interiore dice che addirittura le ultime fasi della vita mistica, questo si chiama vita mistica, il fidanzamento spirituale, le nozze mistiche, il matrimonio mistico con Dio. Capiamo che significa matrimonio mistico, cioè avere con Dio un rapporto simile a quello che hanno uno sposo con una sposa. Santa Teresina, queste cose qui non sono cose riservate a pochi eletti. Nostro Signore non è uno gnostico. Il Papa ha scritto nella lettera sulla santità, che la tentazione attuale della santità, che lo gnosticismo, cioè, è riservato a pochi eletti. Cioè, gli gnostici avevano pochi eletti, pochi pochi. Il resto è la massa della gente ignorante, incapaci. Invece se siamo noi pochi eletti, noi diventeremo dei grandi santi. Ma che dove sta scritto questo qui? La Chiesa afferma che la vocazione alla santità è universale, nella Lumen Gentium. Santa Teresa, 500 anni prima, diceva: tu vuoi diventare un grande mistico? Provaci. Non te lo scordi che dall'oggi al domani ti viene il rapimento, ma se non ti ci metti? E perché non ci si mettono? Perché tutti quanti, che faccio? Vado a fare l'adorazione o mi vedo un bel film? Che famo? Quanti vanno a fare l'adorazione anziché vedersi un bel film? Ma diciamoci la verità. Vanno anche a messa la domenica oggi. E come non vanno a messa la domenica? Perché devo andare al supermercato, devo andare alla fiera, devo andare al mare, devo andare ai monti, devo andare a rilassare. Che cosa sono queste cose? Cioè, andiamo a strigne. Sono dei piaceri sensibili anteposti a un bene spirituale. O no? E da cosa dipende questo? Dalla concupiscenza. Cioè, spontaneamente a te adesso, a te e a me, non mi verrà voglia di andare a cercare un bene spirituale, un diletto mistico, diciamo così. No, a me mi viene da farmi una bella bagnata, di godere di qualche piacere venereo, di vedermi un bel film, di sentirmi una bella canzone, eccetera. Attenzione, attenzione a capire bene, eh. Alcune di queste cose, non è che queste cose sono cattive in se stesse, sono lecite, si possono fare, d'accordo? Purché rimangano nel lecito. Ma sono il bene sommo? La concupiscenza. Poi c'è l'ultima piaga, la malizia. Cioè, questa è terribile. Cioè la volontà perde la sua naturale ordinazione al bene, cioè alla giustizia. San Paolo, no? Non faccio il bene che voglio, ma il male che non voglio. Questo ci mortifica. Dice: ah, da domani non bestemmio più. Provaci. Ottima risoluzione. Ma mettiti in ginocchio e prega al Signore, perché da solo non ce la farai a togliere il vizio dall'oggi al domani. Non ce la fai. Cioè, alcuni non lo vogliono fare. Ma quante volte abbiamo fatto esperienza? Dice: oh, alcune cose un po', ma ci sono alcune cose radicate. Che dice: ma io vorrei proprio, voglio, cioè, non lo voglio mai più, e lo faccio lo stesso. Ma com'è sta cosa? Allora, queste sono le quattro piaghe. Poi ci sono le tre privazioni: la perdita della misura della bellezza e dell'ordine, che sono i costitutivi ontologici del bene. Noi non abbiamo la misura nelle cose, tendiamo sempre al troppo poco. Non abbiamo più il senso della bellezza. Qui le parole citate prima Papa Francesco, citiamo pure Papa Benedetto, le cose belle che diceva sulla bellezza: solo la bellezza salverà la Chiesa. Ma guardate oggi in giro, ma c'è il gusto dell'orrido, ragazzi. Il gusto dell'orrido. Guardate l'arte contemporanea.
L'arte, tutti dicono che il Medioevo era un'epoca oscura, che schifo. E infatti in chiesa da me, che è del 1050, c'è sta sempre una caterva di gente. Alle chiese di cemento armato che stanno nel resto della diocesi non ci va nessuno, ma come mai? Ma com'è che erano così tristi nel 1050? C'è gente così triste, lugubre e depressa che ha fatto i più grandi capolavori della storia. E adesso le chiese nuove sono cubi di cemento armato, che se entri là dentro, se c'avevi un po' di fede, te la perdi. Ma com'è? L'arte è proprio espressione. Una società vicina al Signore recupera un pochino di senso della bellezza persa col peccato originale. Una società come quella nostra è il gusto dell'oro. Ma guardate in giro, cioè tatuaggi da tutte le parti, insomma, attenzione. Non voglio fare tatuaggio, non è di per sé stesso, cioè, questo è un capitolo ampio, ma 300 tatuaggi, fai in faccia cose che diventi un mostro, cioè, ma se ti fai un tatuaggio, adesso non puoi fare questo discorso qui, piccolo, con buone motivazioni, anche con sante motivazioni, quasi nessuno sa che a Loreto, questo l'ho visto con gli occhi miei, è una tradizione antiquissima. Chi andava a pellegrinaggio a Loreto si faceva il tatuaggio dopo, con la Santa Casa, si andava al museo. L'ultima volta che sono andato l'ho visto con gli occhi miei. Quindi non è il. Ma 300 tatuaggi dei mostri addosso, in faccia, che ti sfigurano? Cioè, ma è brutto, no? Ma che ci vuole? Scienza infusa perché mica è brutto? Mano a mano che ci. Dio è sommamente bello. Ecco perché le chiese dovrebbero essere belle. E poi l'ordine. Dove sta l'ordine adesso in giro? Interiore ed esteriore. Dove stanno le persone ordinate? Dove stanno i lavori ordinati? Le case ordinate? Le camere ordinate? Ecco, dov'è? Quanto è difficile per noi mantenere l'ordine, anche soltanto esteriore? Quanto è difficile mantenere uno stile di vita ordinato, dove le cose non si fanno a casaccio? Oltre a questo, quindi le piaghe, le privazioni, la morte e le altre miserie corporali. Bastano, le donne che partoriscono quei dolori, uomo e donna che si scannano tra di loro, gli animali che ci sono rivoltati contro, le bestie feroci che si mangiano vive. Cioè, una creatura molto inferiore a te come grado di essere, che te se mangia e tu ci puoi fare niente. Se gli dici, leone, vattene via, ti ordino di andartene via e di non mangiarmi, prova a dirglielo, poi vedi che succede. Non ti obbedisce. Come mai? E i cataclismi, e i terremoti, e gli acquazzoni, creature di molto inferiore a noi che ci flagellano, ci schiaffeggiano e ci sberleffano, diciamo così, che ci possiamo fare noi, i grandi padri eterni in terra che ci crediamo di essere? Che facciamo? Arriva il terremoto e che facciamo? Che ci famo? E nonostante queste cose, perché pensiamo anche a eventi tragici, no? È chiaro che. Ma dovrebbero stimolare qualche riflessione, no? No, uomo continua. È successa una cosa che mi mette un pochino con la bocca nella polvere, che mi fa capire che dovrei darmi una calmata. A noi continuiamo come se niente fosse. Avanti! Avanti a pensare che siamo tutti quanti padri eterni in terra. A pensare dai potenti di questo mondo e dai da quelli che si credono i padroni di questo mondo e che vogliono farli i padroni di questo mondo. Avanti, avanti. La morte, le miserie corporali, le malattie. C'è bisogno di parlare delle malattie in questo contesto? Ecco l'eredità. Quindi, dalle stelle alle stalle. Il titolo di questa puntata potrebbe essere Come siamo caduti in basso. Siamo caduti in basso. Dietro tutto questo c'è un nome che è peccato. Certo, il peccato originale è enormemente più grave di tutti gli altri, ma cominciamo a entrare nell'ottica, dovremmo averlo già capito, che quello che la Chiesa chiama peccato non è dice, ah, che cos'è peccato? Ah, sì, peccato. Mo, una volta ogni tanto mi durano a confessare, mo mi invento qualcosa, cucchio qualcosa. Il peccato è la morte. Il peccato è la tragedia,
Il peccato è l'orrore, il peccato è l'infelicità, il peccato è la tristezza, il peccato è la disperazione, il peccato è la bruttezza, è la corruzione, è lo schifo, è la feccia, è il sudiciume, è il marcio. Non mi pare di dire altro, insomma, che non lo posso dire, come si potrebbe pure dire, insomma, no? Ecco, cominciamo a entrare in quest'ottica. E dalla prossima volta cominceremo un attimo a vedere quello che abbiamo cercato di vedere, come eravamo, come siamo caduti in basso. Facciamo un'altra raccordatina e poi vediamo cosa c'ha da dire il nostro Signore per farci uscire da questa situazione, da cui si esce tanto quanto ne vogliamo. Possiamo uscire appena appena, poco, medio, molto, moltissimo o alla grande. Questo dipende da noi. La libertà c'era prima, c'era adesso e c'è dopo. Nessuno si può prendere cura della tua vita se non tu. Nessuno si può prendere cura della mia vita se non io. Alla prossima, figlioli miei cari. Dio vi benedica e la Madonna vi protegga. Un santo fine settimana a chi ha sentito la diretta e soprattutto una santa messa della grande festa di Pentecoste che ci attende in questo fine settimana. A presto!